In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992, l'Aula Magna dell'Istituto Superiore Marconi di Siderno ha ospitato l'incontro denominato Acqua per Tutti, Tutti per l'Acqua. Ad introdurre e coordinare l'evento il presidente dell'Osservatorio Ambientale Antonio Rocca. Presenti all'incontro il professor Giuseppe Bombino, dottore in Scienze Forestali e Ricerca di Idronomia all'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, l'ingegner Fabio Scionti, consigliere metropolitano delegato al Demanio, il dottor Salvatore Procopio, fisico del Dipartimento Provinciale di Catanzaro dell'Arpacal e infine padre Ampelio, missionario comboniano che ha dato testimonianza della sua esperienza in Africa, parlando anche della differenza del consumo d'acqua con il mondo occidentale. Oggi stiamo discutendo proprio del valore dell'acqua e dell'importanza dell'acqua nella società di oggi, proprio come bene prezioso, trasferire ai giovani l'importanza di questo bene prezioso in questa società consumistica. È stato fatto proprio poco fa un interessante intervento di un missionario comboniano del Kenya, dove ha fatto vedere proprio i consumi, la differenza di consumi che ci sono tra il nostro mondo, il mondo occidentale, dove arriviamo anche a livelli di 300-400 litri di consumo acqua giornaliero, mentre in Africa o nelle zone più sottosviluppate solo 2. Quindi questo ci deve far capire quanto noi apriamo il rubinetto, quanta importanza ha quell'apertura al rubinetto per conservarla e per tutelarla, e questo viene trasferito anche a noi politici, che dobbiamo attivare delle politiche interessanti sia per la riduzione dei consumi, ma la discussione è molto più anche per la tutela dei paesaggi che trasportano l'acqua, e parlo delle falde acquifere e dei corsi d'acqua. Trovo particolarmente interessante oggi poter celebrare questa giornata, soprattutto qui in una particolare area della nostra Calabria, dove il tema dell'acqua assume un duplice significato. La attendiamo per molti mesi all'anno e poi è come se dovessimo da essa difenderci quando con severità piove dal cielo. E dunque è chiaro che occorre mettere a punto comportamenti, azioni di governo del territorio che possano far sì che quest'acqua non faccia paura e che nello stesso tempo questa acqua non manchi nel momento del maggior fabbisogno. La storia della Calabria è intimamente legata all'acqua. Quest'acqua ha determinato fughe quando è stata precipitosa, ha provocato spopolamenti, ha inficiato anche la salute delle popolazioni, ricordiamo i periodi della malaria, ha mortificato l'agricoltura quando essa è assente e l'ha punita, l'ha colpita quando invece è venuta giù in periodi inappropriati ed inopportuni. E dunque parlare dell'acqua da noi significa affrontare anche il suo parossismo. Quindi occorre, come si diceva prima, adottare comportamenti razionali, misurarsi con questa risorsa tenendo conto della sua vitale importanza, sia quando essa è scarsa, sia quando essa invece è abbondante. Ringrazio Arturo per questa opera che egli compie sul territorio quotidianamente, per l'attenzione che rivolge alle risorse in generale, all'ambiente, al paesaggio, in particolare all'acqua, e il fatto che egli abbia voluto mettere al centro in questa giornata questo tema e abbia voluto anche coinvolgere chi a vario titolo se ne occupa è, devo dire, una intuizione felice per la quale lo ringrazio.